E ciao ragazzi, noi che benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo tornati sulla serie di Minecraft principale. Oggi ragazzi siamo qua perché dobbiamo fare tantissime cose. Allora, la volta scorsa, cioè 2 volte fa, vi avevo lasciato con un punto un po' in sospeso, ovvero abbiamo trovato questa mega... Vuoi mangiare per favore? Grazie. Questo mega dungeon, questa mega voragine, e non l'avevamo esplorata del tutto. Quindi quello che faremo oggi sarà, come al solito, raccogliere tutte le nostre patate e prepararci per poi andare appunto a esplorare questo dungeon. Ok, tutte quante ripiantate, poi mettiamo queste qua a cuocere. Una qua e una qua, perfetto. Visto che abbiamo solo 4, 25 erano già cotte. Quella marcia la mettiamo dentro e intanto che aspettiamo, ragazzi, che qua si cuocia, voglio provare a fare una cosa, nel senso prendiamo prima un po' di picconi, un po' di robe e voglio vedere un secondo, lasciando giù un attimo l'acciaio, no, ci portiamo l'acciarino, sì, insieme anche al... Ok, ci portiamo un po' di cose in giro, va bene. Insieme a un po' di cose voglio vedere se c'è un incantamento interessante, tipo sul piccone, sì, perché penso che comunque ci interessa solo fortuna sul piccone. Vediamo se... Fortuna 3? Cambio di programma! Cioè, andiamo comunque in miniera, ragazzi. Però il nostro scopo sarà quello di fare il livello 30 e incantare un piccone in diamante, che penso abbia lo stesso incantamento. Aspetta. Facciamo così: prendiamo 3 diamanti, facciamo un piccone in diamante. 1, 2, 3. Facciamo un piccone in diamante. E a questo punto vediamo un secondo se con il piccone in diamante l'incantamento è lo stesso. Dimmi che è lo stesso incantamento, dimmi che è lo stesso incantamento, dimmi che è lo stesso incantamento, ti prego, ti prego, ti prego. Sì, ok, è lo stesso incantamento. Io lascio questo qui dentro. Niente, andiamo in miniera, ragazzi. Torniamo al punto di prima. Scaviamo un po' di materiale, uccidiamo qualche mob, vediamo di fare il 30. E a questo punto, ragazzi, con un nuovo piccone, direi che è giunto il momento di prendere tutti quanti i nostri diamanti. Anzi, direi che possiamo anche trovare qualche diamante in più, perché ne abbiamo 24, con fortuna 3. Se ci va bene dovremmo circa fare uno stack. Non lo so, sto vedendo. Sto un attimo con un calcolo così a caso. E direi che possiamo andare subito in miniera. Ora devo ricordarmi dove avevo scavato per andare nel nostro... Ok, di qua, sì, non mi ricordavo. Ok, una cosa che non vi ho detto, ragazzi, è che ci serviranno anche delle slime. Ah, fermi! Ho messo l'Optifine! Ho messo l'Optifine, ragazzi, dopo che avete consigliato veramente in tantissimi, ho finalmente messo l'Optifine. Sopra c'è la luce? Dove si esce da qua? No, fermi, è un bug quello, non è la luce veramente. Era un bug. Era decisamente un bug. Fermi. No, signor Creeper, signor... Aspetta, un attimo, quello era un bug, non vale però abitarmi così. Aia, ma vedi che porca di quella che fastidio. C'è un bug. Vabbè, sti cavoli, non è la luce. Comunque, ragazzi, l'Optifine è veramente, veramente fighissima. Comunque, tornando al nostro discorso, dobbiamo esplorare. Non ho un secchio con dell'acqua, sono un cretino. Devo prendere un secchio, ragazzi. Devo assolutamente tornare su, prendere un secchio con dell'acqua e tornare giù il prima possibile. Ok, rieccoci qua. Tornati con un secchio d'acqua, ragazzi, perché troppa lava, dobbiamo purificare il più possibile e noi cominciamo già subito a prendere i nostri materiali. Ci serviranno più materiali possibili anche perché dobbiamo poi fonderli e dobbiamo poi successivamente prendere l'esperienza. Quindi o coi mob o coi materiali dobbiamo in qualche modo fare il livello 30. Comunque il call non fa male, ragazzi, il call dà un po', non tantissimo, ma comunque un po' di esperienza la dà il call, sapete, che pensavo ci fosse la lava lì. Ho avuto un attimo di... Oh mio Dio, no, ti prego. Eccolo qua lo zombie che sentivo. Infatti sentivo lo zombie che girava in giro, non capivo dove fosse. Comunque, oh, guarda che bello con la C. Oh, questo è comodo. Allora, zoomando un po' in giro, non vedo niente. Non vedo assolutamente niente. Pensavo ci fossero i diamanti qua, ma a quanto pare non ce n'è neanche mezzo. Ehi, aspetta, che spavento! No, non me lo aspettavo che scendesse così all'improvviso. Comunque, redstone ci servirà. No, dai, ho detto che ci serviva la redstone, cretino. Dicevo, ci servirà la redstone perché? Perché vi mostrerò verso la fine dell'episodio, quando torneremo poi in superficie, cosa sto facendo. Un mezzo progetto segreto, ragazzi, che sto facendo, che vi mostrerò nel prossimo episodio. E ragazzi, ci serve il carbone. Ci serve il carbone, ragazzi, perché dobbiamo cuocere. Dobbiamo prendere anzi più esperienza possibile. Guarda quanto ferro, perfetto. Ma che livello siamo? Siamo a livello 11. È un po' bassino forse per i diamanti, sapete? Decisamente molto basso per i diamanti. Però ragazzi, ci sono tantissimi, troppi materiali ci sono in questo momento. Anche la redstone che ci serve tantissimo. E anche questa è l'esperienza, perfetto. Guarda. 30? No, manca pochissimo. Eccolo! Livello 30 fatto! Mamma mia, ragazzi, che soddisfazione, che
soddisfazione. Però prima di andare voglio finire di esplorare un po' la nostra... What? Continua ancora di qua. Ok, fatto un po' di pulizia di minerali. Fermi un secondo perché dobbiamo bonificare tutta questa parte di qua. Di lava. Wow, ma è enorme sta cosa, ragazzi. Noi ci perdiamo, ma è troppo grande. No, beh, forse finisce qua, finisce, sapete? Però di qua continua. Di qui continua. E cosa ci sarà di qua? Altri materiali. Ragazzi, la redstone serve veramente, veramente tanta. E poi ve lo assicuro, ragazzi, capite perché. Fate conto che per fare quello che sto facendo, che non vi ho ancora fatto vedere, ci sto mettendo un bordello di tempo. E come dicevo prima, mi servono ancora le slime ball. Me ne servono un po' per lo fare. Bisogna appiccicosi per una... Non è una farm. Poi vi farò vedere, è qualcosa di incredibile, ragazzi, di lungo e veramente di incredibile. Guarda, io qui bloccherei un secondo la lava. Giusto, e guarda, Tac. No, cagata. Volevo fare una cosa figa, ma ho fatto solo una cagata allucinante. Va bene, così dovrebbe essersi comunque bloccata la lava. E a questo punto direi di proseguire e bloccare anche l'acqua. Che dà soltanto fastidio. Tanto fastidio. Ma i diamanti che fine hanno fatto, ragazzi? Dai, che ci servono diamanti, ci servono... Ora abbiamo fortuna 3 sul... Cioè, che andremo a fare a fortuna 3, ragazzi. Diamanti ce ne servono tantissimi, veramente tantissimi, perché possiamo sfruttarli al massimo. Forse avete ragione, siamo un po' in basso. Oh, e tu da dove arrivi? Fermati. Mamma mia, che arco. Dicevo, dovrebbe esserci un punto interessante per i diamanti. Cioè, qua l'altra volta eravamo saliti, se non sbaglio, per controllare un secondo. E dovrebbe esserci un passaggio per... Eccolo qua, questa roba qui sotto. E dico, dovrebbe esserci una parte ancora inesplorata. Infatti. Ok, sì, mi ricordo qua perfettamente, Mi ricordo anche troppo perfettamente questo posto. Arco. Dai, ma stiamo scherzando? Buono. C'è nessuno? C'è qualcuno. Mamma mia, quanto posso amare questo arco. Qui continua di qua, sì che continua di qua. Luce? Ah, no, non è vero, non continua, sto scherzando. E la Peppa! Vuoi fare a gara? Chi è l'arciere più forte, dai. C'è un altro? Che figo! Anche le frecce con l'optifine illuminano. Troppo bello. No, ragazzi, è bellissima questa roba. Guardalo. Oh, preso! Sì, ya. Quanti? Aspetta, fermo un secondo. Subito, un colpo è bastato. Perfetto, ragazzi. Fantastico. Torce per non far spawnare mob. E andiamo ancora più in profondità, ragazzi, perché voglio scoprire un po' di cose in questo posto. Aspetta. Ok, è finita la zona. Ok, la zona è finita qua, perfetto. Intanto, ragazzi, sto razziando ogni singola parte di materiali preziosi in questa miniera, perché ci serve veramente tutto. Ci serve veramente tutto. Cos'è questo buchino? Dove ci porta? Ah, forse semplicemente... Allora, prima sì, infatti, non ci porta nessuna parte nuova. E credo sia finita per adesso. Ok, ragazzi, penso che sia praticamente finita l'esplorazione di questa parte di mappa, perché... Non lo so, non trovo altre grotte, altre cose esplorabili. Forse però là sopra c'è qualcosa di interessante. Non lo so. Guarda un secondo. Anzi, provo a fare un pillar e vedere un po' che succede qui sopra. Torcia e... no. Vediamo un po', costeggiamo un po' il nostro canyon e vediamo se c'è qualcosa di interessante. Sento dei mob da questa parte, ragazzi. Sento un ragno e sento dell'acqua. Lentezza? Oh! Avvelenamento. L'avete sentito? Ah, la strega! Ma vaffancuore! Ma cretina! Che spavento, ragazzi! Ve lo giuro, non capivo cosa fosse! Porco di culo, ma che spavento! Non capivo, ragazzi, ve lo giuro! Ero lì che... Ma cos'è? Pensavo fosse uno scherzo di Halloween in ritardo! Giuro, non capivo! Ho pensato un bug... Non, ragazzi, ve lo giuro, ero in panico! Oh, che vi avevo detto, signor zombie. E una via. Luce. Tu muori. Luce. No, ho ucciso qualcuno con quella freccia. Ok.
Non dovrebbe esserci più mob, ragazzi. È fighissima. Ringrazio tutti quelli che hanno dato nei consigli di metterla Optifine, perché è veramente fighissima questo plugin, che possiamo definirlo così, di Minecraft. È veramente figo. Salve! Altra strega, l'ho sentita. Eccola lì, infatti. Però c'è uno zombie qua. Yeah, no. No. Madonna, non prenderà. No, mi ha infuocato. Aia, no, spè. Un attimo, calma. Qualcun altro vuole venire alla festa? Non lo so, cioè. Che è un party questo? Non ho capito. Creeper, per favore. No, raga, per favore, non il creeper. Ok, il creeper è morto. Quanto amo questo arco, ragazzi. Quanto lo amo. Strega, no. Aia. Sì. Muori, quanti da sta strega. Creeper. Di quelli sono mob, no, ok. A due creeper lavano. Oh, vabbè, dai, stai scherzando. Ok, morto. Ok. Fermi, secondo me abbiamo l'inventario pieno. Direi di fare un giro da questa parte, ma ragazzi, torniamo subito su perché non voglio perdere quello che abbiamo, anche perché siamo strapieni di cose utili e non voglio perderle. Salve. Buono. Vola, perfetto. Via, basta, fuori. Troppi mob. Perfetto, ragazzi. L'unica cosa che mi dispiace veramente sono i diamanti. I diamanti sarebbero stati molto molto comodi, ma purtroppo non li abbiamo trovati. Però ragazzi, guarda che inventario. Abbiamo fatto una signora esplorazione praticamente. Direi a questo punto possiamo possiamo anche vederci su quando andremo appunto a smistare tutte quante le robe nelle chest, prendere i diamanti, prendere il piccone diamante e andare a incantarlo con fortuna 3 e prendere tutti quanti i nostri diamanti. Prima, ragazzi, di smistare la roba nelle chest, voglio mostrarvi quello che sto facendo in questi giorni. Questo, ragazzi, è il sistema di pozioni automatiche. Ragazzi, è veramente un casino, veramente lunghissimo. Questo è soltanto l'inizio, però, ragazzi, è una figata. Sarà molto lungo e molto difficile. Poi, la prossima volta, spero di portarvi già la farm di pozioni finita. Poi ragazzi, vi farò vedere bene come funziona, vi farò vedere un sacco di cose. Per adesso però non c'è veramente niente dentro, quindi con calma farò tutto quanto. Le frecce mettiamo qua. Ok ragazzi, direi che è giunto il momento di prendere i nostri 24 diamanti e andare finalmente a incantare il nostro piccone. Anzi, prima dormiamo un secondo. Ragazzi, non so quanti episodi stavo aspettando questo momento. Non so da quanto tempo, non so da quanti giorni, settimane, mesi che aspettavo questo momento. Finalmente, quello che ci spetta finalmente diventa nostro. Fortuna 3. Vediamo cosa ci riesce insieme. Ma già solo con Fortuna 3 e un Unbreaking 1. Guarda, indistruttibilità 1 sarebbe perfetto. Ma già Fortuna 3 va benissimo. E andiamo! Fortuna 3, indistruttibilità 3. Perfetto, ragazzi, perfetto. A questo punto direi, ragazzi, di andare a prendere i nostri diamanti, perché cioè, era troppo tempo che non li prende, troppo tempo. Ragazzi, riposizioniamo, sono diamanti che abbiamo preso appunto col piccone con Silk Touch, in attesa di avere un piccone con fortuna. E il nostro piccone, eccolo qua. Sono 24 blocchi di diamante grezzo, ragazzi, e andremo a prendere tutti quanti i nostri diamanti con fortuna 3. Io scavo a caso, non so quanti diamanti faremo da questa roba qua. Quindi noi partiamo da 24 e nel giro di circa 20 secondi vediamo quanti diamanti siamo arrivati. Sono in ansia perché abbiamo rotto tutti i 24 i blocchi. Nei commenti in questo momento scrivete quanti diamanti secondo voi abbiamo fatto. Da 24 blocchi di diamante grezzo abbiamo fatto 46, 24, speravo qualcosina di più, ragazzi, Però ragazzi, abbiamo raddoppiato i nostri diamanti, da 24 a 46 praticamente, quindi 50 diamanti in 20 secondi. Fantastico, veramente fantastico. E fermi un attimo perché abbiamo il livello 31. Abbiamo il livello 31, sì cavolo, quindi andiamo a fare così. Andiamo a prendere un incantamento. Anzi, vogliamo fare una cosa intelligente. Prendiamo i nostri diamanti, controlliamo un secondo l'incantamento che dà la nostra armatura, perché così facciamo un attimo un rapporto con protezione da fuoco, per esempio, a me non serve tantissimo, cioè è comoda, ma non voglio averla. No, dalle esplosioni nemmeno.
Protezione 3, ok, potrebbe essere interessante. E passo dell'anfibio. No, penso che a questo punto, visto che abbiamo una crafting table qui sotto, farò le gambe di diamante. Anche se non è quella che dà più resistenza, facciamo le gambe e li diamo attualmente protezione 3. Vediamo un po' cosa ci uscirà insieme a protezione. Spero qualcos'altro, ragazzi, perché 30 livelli solo protezione 3 mi sembra un po' sprecata la cosa. Protezione 3 e indistruttibile. Ma ragazzi, che gambali. Non li mettiamo. Ragazzi, non li mettiamo subito, perché voglio aspettare ad avere tutta quanta la nostra armatura completa. Quindi faremo un armor stand che si crafta con... Dove sono i nostri slab di stone? Vabbè, prendiamo lo stone e basta. Così. E lo slab qui sotto. Perfetto. E qui, ragazzi, andrà la nostra armatura potenziata, che andremo a indossare soltanto quando sarà tutta quanta completa. Ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione, con un like e un commento se il video vi è piaciuto. Ragazzi, cosa dire, una puntata incredibile. Io vi ringrazio ancora una volta. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao.